Non so proprio che cosa sia successo. Forse è un altro tipo di attacco di Xar. Grazie, tutto qui quello che sai dire. Sai una cosa, sei molto più bravo in matematica. Non sei stato molto brillante contro Norbert. Comunque, voglio verificare se si tratta di un attacco di Xar. Pranzate senza di... Mi lasci la tua porzione? Mm-hmm. Fantastico! Carne con purè! Ricorda che c'è l'ispezione del dormitorio maschile. Non fare tardi. Tranquillo, solo qualche minuto. No, Kiwi, stasera no. Resti qui, se Jim ti scopre è un guaio. Meglio così, cucciolo. Vi ricordo che le vostre camere dovranno essere in perfetto ordine. Tenere pulita e ordinata la propria stanza è una condizio sine... ma come diavolo si dice? Sine... Sinergia! Bravo! Sì, esatto. Sì, bravo, bravo. Comunque, sia quel che sia, è una cosa che contribuisce a un buon sonno. Chi dorme bene, vive bene. Non dimenticatelo, l'uomo non è fatto per vivere in un mucchio di spazzatura, perché lì non si dorme bene. Un momento. Che fine ha fatto Jeremy? Io credo sia andato in bagno, Jim. Cosa? Che ci fa ancora lì dentro? Qualche problema con la carne e il purè. Che significa tutto questo? Oh, oh, l'affare si complica. Possibile. È un sabotaggio! Qualcuno è stato qui! No,
Non credo ai miei occhi. Un sabotaggio da parte di Michael Rilli, posseduto da Xana. Ecco cosa stava accadendo ieri. Il guasto che vi impediva di muovervi era causato da una riduzione della capacità di calcolo del supercomputer. Bel danno, si può fare qualcosa? Sì, ma devo sbrigarmi, altrimenti rischiamo guai piuttosto seri. E di che tipo? Dato che il circuito interno ha subito ingenti danni, i byte quantistici stanno cedendo uno dopo l'altro. Questo vuol dire che il computer ridurrà le sue prestazioni fino ad arrestarsi. Ah, traduci per favore, quanto tempo abbiamo? Solo 3 ore. E l'intera struttura verrà distrutta, ne sei certo? Sicuro? È già molto più lento di prima. Ho anche provato a lanciare un ritorno al passato. Inutile. Vado a prendere una cosa in camera mia, poi torno all'opera. Voi inventatevi una scusa per saltare la lezione. Mi dispiace, ma stavolta non posso. Chardin ci porta a vedere una mostra. Tenetemi informata, d'accordo? D'accordo. Ehi, Jeremy! Proprio te! Oh no, c'è l'ispezione. Hai messo in ordine la camera? Dalla scorsa settimana. Colazione finita. Ieri sera ti ho cercato dappertutto. Devo ancora ispezionare la tua stanza. Forza, alzati in piedi, coraggio! Sai che anche a me la carne con purè mi dà problemi? Ma di che parla? Lascialo perdere. E cosa sarebbe tutto questo, Jeremy? La mia stanza, dicono. Ma uno studente modello come te dovresti vergognarti. Non te ne vai da questa stanza se prima non la tiri perfettamente a lucido. Mi sono spiegato, cervellone? E quella che roba è? Rivista di informatica. Non sai che il nostro Einstein è un mago del computer? Ehi, voi tre che diavolo ci fate qui? Beh, volevamo aiutarlo a mettere a posto. Farà tutto senza l'aiuto di nessuno. E tornate immediatamente a lezione, forza! Vedrai che Jim non lo mollerà finché non avrà rimesso tutto in ordine. E fra 3 ore addio al nostro supercomputer. Ma non è detto, forse posso provarci io. Non per niente Jeremy ha lasciato a me questa geggia. Riesci a ripararlo? Posso provare a limitare i danni, d'altronde non abbiamo alternativa. Tornate in classe e dite che sono stata male per la carne e il purè. Vi farò sapere se ne vengo a capo. Ok. Buona fortuna, Elite. Grazie. Signore, l'autobus è un po' in ritardo. Quando arriva? Ma quale autobus? Camineremo. Per l'arte questo ed altro. Raddrizza la rotta. Mantieniti stazionario. Non vedi che abbiamo un F4 Phantom alle calcagna? Jim? Mamma mia, che c'è? Che succede? Che cosa volete? Abbiamo saputo che un allievo non si è fatto trovare per l'ispezione in camera. Potresti dirci qual è il suo nome? Assolutamente no. Quando si tratta di studenti mi rifiuto di divulgare i nomi. Specialmente se la persona in questione è Jeremy Belpois. Oh no, Xana sta attaccando di nuovo. Jim, ho finito. Guarda. Posso andare adesso? Dimmi, Aelita. Bene, arriviamo subito. C'è una torre attiva. Ora informo anche Yumi. Oh, respirate l'aria fresca prima di respirare l'aria del teatro. Che cosa? Tu quale sezione del museo vuoi visitare per prima? Gli impressionisti o la sezione della pop art? Il chiosco dei souvenir. Voglio prendere un regalo a Yumi. A proposito, Yumi, non vedeva l'ora di sfuggirmi, come al solito. Mettiamoci al lavoro. Pensi che Aelita sia già riuscita a sistemare il supercomputer? Io lo spero. Ehi, che succede? Dai! No!
crema solare? Molto bene, adesso puoi tornare in classe. Grazie, Jim, ci vediamo. Oh, aia! Jeremy, torna immediatamente qui! Io ho fatto quello che ho potuto, Jeremy, ma non so davvero fino a quando reggerà. No, non so ancora nulla degli altri. Ok, fai presto. Liberami la mano. Sarebbe molto bello se solo riuscissi a muovere la mia. Ciao, ragazzi. Ottimo tempismo. Ehi, aspettate. Anch'io i lavori manuali non sono mai stati il tuo forte. Non si direbbe. Cosa? Corri, corri. Raggiungi Elite. Provate a disattivare la torre. Presto. No. Jeremy e Odd sono immobilizzati e non possono aiutarci. Yumi è già arrivata. No. Ci sono, Ulrich. Ma queste stupide radici mi impediscono di continuare. Oh no, non mi aspettate. Yumi, cerca di fare qualcosa. Yumi è in pericolo. Avvio il programma di autovirtualizzazione. Sei riuscita a riparare il computer? Ma è solo provvisoriamente. Ok, ci siamo. Facciamo a liberarci. Come abbiamo detto. Ma non abbiamo detto niente. E allora siamo in grossi guai. Aspetta, forse mi è venuta una grande idea. Fantastico, non vedo l'ora di sentirla. Ascolta, al mio via, cerca di liberarti dalla stretta delle radici con tutte le tue forze. Sarebbe questa la grande idea, cercare di liberarmi, sei un genio. Abbi fiducia, Odd. Non potresti escogitare qualcosa di un po' più convincente? Ok, due tarantule non saranno la fine del mondo. Usiamo la forza? Abbiamo altra scelta. Il cervello? Non ce l'ho. Super sprint, via! Sono in bianco e nero, posso combattere all'antica. Hangar! Tusce! Mi hai stufato! Oh no! Non ora!
Che cosa è successo? Niente, a quanto pare anche i mostri hanno dei problemi. Il che torna a nostro vantaggio. Sto aspettando ancora un attimo. Ora! Presto, fuggiamo da qui! Vai allo scanner, forza! Sì, signore! Quanti punti vita pensi di avere? Non quanti ne hai tu. Esatto, quindi fa attenzione. Jeremy, ci sei? Meno male. Sì. E Otto sta arrivando ad aiutarmi. Scanner Rod. Virtualizzazione. Fatti sotto. Colpo, Elita. Oh oh. D'accordo. Cerchiamo di spendere bene gli ultimi punti vita. Colpo laser! Forse non tutto è perduto. Bentornato, Ori. Giri, giri. Ah, mi sa che non soffro lo solletico. Ecco un piccolo mezzo per muovermi. Salta in sella! Dovete proseguire a piedi. Jeremy, ho fatto solo una riparazione temporanea. Sì, ho visto, hai fatto un ottimo lavoro. Ci penso io ora. Fai in fretta, Jeremy. Il virus si sta espandendo e non abbiamo più notizie da Yumi. Sì, farò tutto il possibile. Voi occupatevi della torre attiva. Gigantesco problema. Dovrebbe funzionare. Ah! No, così non vale. Dash! No. Come va, Einstein? Qui è un disastro. Facciamo un passo e ci blocchiamo. Ci sono quasi! Ecco fatto. Devo solo riavviare il programma. Per un pelo. Oh no! Cosa? Non ho abbastanza energia per riavviare il computer. Ma se riuscissimo a disattivare la torre, potrei usare la sua potenza per rilanciarlo. Il problema è che non possiamo disattivare la torre se prima non riavvii il sistema. Oh... Un modo per farlo c'è. Avanti, ti ascolto. Distruggere il settore ghiaccio. Cosa? Che simpatica, non perde il senso dell'umorismo neanche nei momenti peggiori. Vero? Vuoi dire che non scherzavi? Elita, è una follia. Jeremy, è l'unico modo per evitare la distruzione del supercomputer. Se succedesse, Lyoko sparirebbe con noi. Fatti
Facciamolo subito. Così la torre si disattiverà automaticamente. Sì, hai ragione. D'accordo. Procedi pure, Aelita. Riparazione provvisoria, ma almeno ci permetterà di continuare a combattere contro Xana. Abbiamo salvato il supercomputer. Sei stata in gamba, sai? Sissi ha ragione a chiamarti signora Einstein. Però questa piccola disavventura ci è costata il settore ghiaccio. Un vero peccato. D'ora in avanti troverò il sistema di virtualizzarvi direttamente nel settore 5. Tranquillo, non preoccuparti. Fino a quando conserveremo il settore montagna ci sarà speranza. Sì, ma per quanto ancora? Ehi! Non sapevo che avessi i Backfighter Attack. Posso? Sì, ma non rovesciarmi tutto. Jim torna domani per un'altra ispezione in campo. No! Scusa. Stavi dicendo? Niente.